Carriera, allenatore, ma la Juventus e l'Atalanta si sono unite creando una super mega squadra chiamata Atalantus. In occasione della finale di Coppa Italia che si giocherà stasera, oggi siamo qui con una challenge molto particolare con una squadra che contiene al suo interno i migliori giocatori della Juve e dell'Atalanta. Quale sarà l'obiettivo? Riuscire a completare tutti questi obiettivi che vedete a schermo entro 7 stagioni. Dobbiamo vincere 2 Champions League, 3 campionati, 2 coppe, 2 supercoppe per un totale di 10 titoli. Prima di iniziare però mi raccomando lasciate un bel mi piace per supportare questo video e soprattutto se volete vedere lo stesso identico video ma unendo le due finaliste della Champions League, quindi il Real Madrid e il Borussia Dortmund. Detto questo direi che possiamo subito iniziare a lavorare su questa Atalantus. Il nome mi è venuto in mente ieri sera, non riuscivo a dormire, stavo pensando al video, ho detto porca miseria, Atalantus è il nome più bello che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Ovviamente la squadra ancora non è pronta, infatti in questa fase iniziale del video andremo a comprare l'11 titolare pescato, appunto preso in parte dalla Juve e in parte dall'Atalanta. Il modulo che ho scelto dovrebbe essere un 4-4-2, ma ancora non ne sono sicuro. Ho le idee ben chiare in testa, vediamo quello che viene fuori. Partiamo dal primo giocatore, Marco Carnesecchi, in porta ho scelto lui. 23 anni, 33 milioni, si può prendere per circa, 35-40. I soldi non sono un problema, abbiamo 1 miliardo, possiamo fare quello che vogliamo noi prendendo i giocatori migliori. Proprio con 40 milioni vediamo che cosa ci dice l'Atalanta, che ne vogliono 40.9, il primo è stato preso. Ora tocca al terzino sinistro e ho scelto Andrea Cambiaso della Juve. Metto il portiere come contropartita per sapere il prezzo, per 28 milioni Andrea si porta a casa. Il terzino destro lo prendiamo dall'Atalanta, ho scelto Matteo Ruggeri. Portiere come contropartita vogliono 3 milioni e clamorosamente vogliono anche il portiere. Va bene, ci sto. Come difensore centrale scelgo Thiago Diallo della Juve. Sarà lui il primo centrale della nostra squadra. Vogliono 11 milioni e io ci sto. Completiamo la nostra linea difensiva con Giorgio Scalvini. Portiere come contropartita 27.3 milioni e la richiesta e io accetto. Questa quindi è la nostra linea difensiva con Cambiaso, Scalvini, Diallo, Ruggeri a destra e Carnesecchi in porta. Ora passiamo al centrocampo. Il primo centrocampista centrale è Fabio Miretti. Portiere come contropartita vogliono Diallo, ovviamente non ve lo do, lo rivolete, cosa ci avete ripensato? 19.9 milioni e la Juventus dice sì. Il secondo centrocampista lo prendiamo dall'Atalanta ed è Ederson, 23enne brasiliano, mettiamo il portiere come contropartita per 38.7, si porta a casa. L'esterno sinistro sarà Iling Junior, giocatore che cresce in una maniera impressionante soprattutto utilizzando il bacchettino del cambio ruolo, con uno scambio alla pari con Rui Barros si porta a casa. Ora tocca alla doppia punta. La prima sarà ovviamente Gianluca Scamacca, detto anche R9. Il nuovo Ronaldo il fenomeno, signori, è proprio lui. Mettiamo il portiere come contropartita per 41 milioni, lo acquistiamo. Chiudiamo il nostro calciomercato con Dusan Vlahovic. Ovviamente non poteva non essere lui l'attaccante che affiancherà R9. Portiere come contropartita, potevo anche effettivamente provare subito con l'acquisto, 91 milioni, si chiude Vlahovic. Piccolo recapino della squadra, signori, perché a centrocampo abbiamo Ederson, Miretti, a sinistra c'è Iling, lì davanti Vlahovic e Scamacca. Come potete vedere ci manca un giocatore, ci manca l'esterno destro e qui ho un piccolo dubbio, perché sono indeciso. Chiesa si potrebbe acquistare, fa anche l'upgrade di 1 se messo a D diventando 1.85, ma c'è anche De Ketelaere, ma purtroppo lui è in prestito all'Atalanta e quindi in questo momento non si può acquistare e non sono neanche sicuro che riesca in poco tempo a diventare un giocatore di fascia, perché come potete vedere nasce come trequartista, può fare la TT, la T ma non la D barra e D. Secondo me De Ketelaere su questo gioco ha le caratteristiche per giocare anche lì, però non ne sono sicuro. Non si può comunque prendere, quindi che cosa facciamo? Facciamo così, prendiamo Federico Chiesa, lo mettiamo a destra, giochiamo la prima stagione così, poi quando si sbloccherà la trattativa per De Ketelaere lo acquistiamo e vediamo effettivamente quanto tempo ci mette per diventare un giocatore di fascia, perché ovviamente De Ketelaere ha un potenziale più alto essendo 3 anni più giovane, quindi alla lunga, signori, ovviamente ci conviene prendere De Ketelaere. Utilizziamo questo anno di test per capire anche come cresce Chiesa, 73 milioni e si porta a casa. Chiesa è un giocatore che nelle carriere è molto particolare, abbiamo fatto tantissime challenge con lui, qualche volta
si è bloccato, arrivando magari ad 85, 86, 87 massimo. Altre volte invece è arrivato anche a 92, 93, quindi è un giocatore molto particolare. Tutti gli obiettivi sono stati completati e allora direi che siamo pronti per giocare la prima stagione. L'obiettivo che ci chiede la società è quello di qualificarci ad una competizione europea e di raggiungere gli ottavi di finale di Coppa Italia. Secondo me sono obiettivi che possiamo tranquillamente raggiungere con la squadra che abbiamo davanti. Non ci resta allora a questo punto che simulare, ci vediamo direttamente a maggio. Ovviamente non abbiamo competizioni europee, siamo una squadra nuova e quindi l'Europa va conquistata sul campo. La situazione è alquanto drammatica, signori, perché non stiamo facendo una buona stagione. Mi aspettavo sicuramente di più. Pareggiamo 1-1 con l'Atalanta, pareggiamo 1-1 con la Juventus, squadre che sono state praticamente semidistrutte. Avranno di sicuro però fatto un grande calciomercato. Perdiamo 3-0 a San Siro con il Milan e quindi la nostra stagione finisce così. Andiamo a vedere la classifica, siamo arrivati decimi con 52 punti, esattamente a metà classifica, ben lontani dalla zona europea. Lontani ma non lontanissimi, lontanissimi però dalla Champions League. Andiamo rapidamente a vedere la squadra perché tutti sono cresciuti, con Vlahovic 87, Scamacca 82, Chiesa 87, Iling 80. Aiutiamoci con le statistiche per capire la crescita. Vlahovic fa più 3 con 21 gol, Scamacca più 3 con 16 gol, molto bene anche Henderson, bene Federico Chiesa che diventa un 87, Cambiaso più 4, Iling più 7. Ho sistemato tutti i rinnovi e la barretta per fortuna adesso non è più arancione ma è verde, quindi possiamo stare più tranquilli. Sono contento della crescita dei giocatori, non sono contento dei risultati ottenuti. Un decimo posto per l'Atalantus è troppo poco, perché comunque siamo una squadra che ha giocatori di qualità. Abbiamo comunque ancora 6 stagioni per completare tutti gli obiettivi, siamo solo all'inizio, speriamo però di fare una buona stagione e di arrivare quantomeno in Europa League. La seconda stagione è appena iniziata e abbiamo solo un dubbio, signori, quello relativo a De Ketelaere, che attualmente è tornato al Milan, è un 81 a 23 anni e non sappiamo, come ho detto all'inizio di questa carriera, se può giocare a destra. Io direi a questo punto di abbandonare quest'idea, di lasciarlo al Milan, lo tolgo anche dal mercato, perché Federico Chiesa sta facendo bene, convocato anche in nazionale, è 87, il più forte della formazione al pari di Vlahovic, quindi secondo me non ha senso fare questo change. Non siamo neanche sicuri che De Ketelaere riesca a fare quella posizione, quindi preferisco non cambiare niente. La società ci chiede nuovamente la qualificazione ad una competizione europea e il raggiungimento degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra è molto più forte rispetto all'anno scorso, quindi per forza di cose dobbiamo raggiungere questo obiettivo. Simuliamo tutto. Attenzione perché siamo clamorosamente in semifinale di Coppa Italia contro il Venezia e perdiamo, incredibile, 4-3. Come cavolo abbiamo fatto a perdere con il Venezia? E soprattutto il Venezia in finale di Coppa Italia. Ma in che senso? Per favore, voglio vedere il Venezia in Europa League, vi supplico. Finisce comunque la stagione con tanti risultati positivi, 4 vittorie consecutive, anzi 6-7 vittorie consecutive, 8-9-9 vittorie consecutive, mamma mia. Andiamo subito a vedere la classifica, non ci credo, siamo arrivati secondi a meno 1 dal Milan, primo 90 a 90. Che stagione e soprattutto che crescita della squadra, dal decimo posto al secondo posto, semplicemente con la crescita dei calciatori. Ma io adesso voglio vedere una cosa: chi ha vinto la finale di Coppa Italia? Vediamo. No, ha vinto l'Inter, porca miseria. Volevo vedere il Venezia in Europa League. Si giocheranno però la Supercoppa e la giocheremo anche noi la Supercoppa, perché siamo arrivati secondi. Ok, per quanto riguarda invece la crescita dei giocatori, vediamo un attimo il capocannoniere Vlahovic, che ne fa 32, 18 per Scamacca, 10 gol per Ederson, Chiesa ne fa 10, cresce di 2 diventando un 89, buona la crescita anche degli altri, Iling addirittura cresce di 6 diventando un 87, anche i terzini molto bene, Ruggeri più 7, Cambiaso più 5, 85 e 86 per entrambi. L'unico punto debole potrebbe essere Diallo, che cresce di 1, potevo prendere Bremer ovviamente, però voglio cercare comunque di fare la squadra più particolare possibile, preferivo puntare sulla crescita di Diallo e quindi scommettere su di lui piuttosto che prendere Bremer, che prendiamo comunque quasi sempre. La seconda stagione è comunque molto positiva, voglio però vedere se abbiamo vinto la scarpa d'oro, perché abbiamo anche questo obiettivo. Vediamo, Osimhen 25, Vlahovic 23, quindi niente scarpa d'oro, la vince Victor. E allora possiamo skippare l'ultimo mese e iniziare insieme la terza stagione, la nostra prima stagione in Champions League. Terza stagione appena iniziata con la società che ci chiede la qualificazione alla Champions League, i quarti di Coppa Italia e il raggiungimento delle semifinali addirittura di Champions League. Un obiettivo secondo me molto
molto molto molto complicato. Non ci resta comunque che simulare questa volta non fino a maggio ma fino a gennaio, per fare il classico recappino di metà stagione e soprattutto per vedere che cosa riusciamo a fare in Supercoppa. Siamo arrivati proprio in questi istanti al 3 gennaio 2026, semifinale contro l'Inter che perdiamo 3-2, quindi la nostra esperienza in Supercoppa finisce qui. Andiamo subito a vedere la classifica perché in questo momento siamo terzi con una partita in meno, se battiamo l'Atalanta andiamo a 44 ma siamo comunque ben lontani dalla Juve. La squadra continua a crescere, continua a performare bene. Per quanto riguarda la Champions League, piccolo recappino rapido, secondi nel girone, un girone comunque non facilissimo con il Porto e il Liverpool, siamo riusciti a fare 11 punti e becchiamo il Bayer Leverkusen con il Liverpool che becca il Siviglia. Va bene, non ci resta a questo punto che continuare con la simulazione. Ci stiamo avvicinando alla partita contro il Bayer Leverkusen. Giocheremo in casa la prima e pareggiamo 1-1. Non è un bel risultato perché adesso ci giochiamo praticamente tutto in trasferta con l'obiettivo di arrivare in semifinale. Questo è quello che ci ha chiesto la società. Vediamo come finisce. 4-1, grandissima prestazione. Abbiamo vinto 3-0 perché il totale è 4-1 e quindi siamo ai quarti di Champions League. Speriamo in un sorteggio favorevole. Eccolo qui il sorteggio favorevole. Il Bayern München 4-2 in casa. Mamma mia signori, distruzione totale 6-3 con la barretta che cala. Siamo comunque andati vicini alle semifinali, ecco. Sarebbe stato più pesante il passivo, il crollo della barra in caso di eliminazione agli ottavi. Più si va vicini all'obiettivo e meno la barretta cala, quindi va benissimo così. La panchina è salva, abbiamo perso però tanti punti in campionato, troppi pareggi, 2, 4, 6 punti persi a maggio. Sono punti che forse hanno fatto la differenza e sì, levo il forse, hanno fatto la differenza. Arriviamo ancora secondi, almeno l'unica consolazione, ci possiamo rigiocare la Supercoppa italiana. La squadra comunque continua a performare molto bene, abbiamo fatto bene a puntare su Chiesa perché è un 92, è il migliore della squadra insieme a Vlahovic. Guardiamo rapidamente le statistiche perché il capocannoniere Vlahovic, che ne fa 25 di cui 17 in Serie A, sono troppo pochi però per la Scarpa d'Oro, 20 gol per Scamacca, 14 gol per Chiesa, molto bene Ederson che continua a performare bene, segnando tanti gol da centrocampista centrale. Anche Diallo si sta dando una svegliata, ha fatto più 2 ed è un 83. La squadra a parer mio è molto forte. Il problema è che abbiamo appena terminato la terza stagione e non abbiamo ancora vinto nulla, non abbiamo completato nessun obiettivo. Sono contento per la crescita, sono contento per la squadra che abbiamo costruito, ma non sono contento, non possiamo essere soddisfatti dei risultati. Quarta stagione appena iniziata, ho già completato tutti gli obiettivi, vediamo però che cosa ci chiede la società sul campo. Dal punto di vista calcistico, vinci il campionato, raggiungi le semifinali di Coppa Italia e raggiungi la finale di Champions League. Sono d'accordo con questi obiettivi perché la squadra, come ho detto prima, è veramente forte. Ci sono tanti, tanti, tanti giocatori che potrebbero giocare in qualsiasi squadra del mondo e quindi sono d'accordo con gli obiettivi che ha imposto la società. Simuliamo fino a gennaio, fino al 2 gennaio, così ci guardiamo la Supercoppa e facciamo il classico recapino. Siamo arrivati a metà stagione e la barretta purtroppo è arancione. Occhio perché non siamo, no, non ci credo, non c'è neanche l'Europa League. Siamo arrivati ultimi nel girone. Dopo lo controlliamo. Con la Roma vinciamo 4-1. La finalissima con il Napoli la vinciamo 5-1. E finalmente, signori, portiamo a casa il primo titolo. Ma non è possibile, dai, non ci credo. Non siamo riusciti a superare il girone. Tra l'altro siamo noni in campionato con 2 partite in meno. Ok, quindi vabbè, siamo comunque messi male, ragazzi. Ma che cavolo è successo? Scusatemi. Ma la squadra è la stessa, porca miseria. Ultimi nel girone con il Galatasaray e il Bruges. Cioè, ma che cavolo è successo? Non si è fatto male nessuno, sono tutti quanti titolari, tutti quanti al 100%. Ma che cavolo è successo, porca miseria? Continuiamo a simulare. La cosa positiva di avere solo il campionato è di poterci concentrare, diciamo, al 100% su ogni singola partita. Infatti abbiamo fatto un girone di ritorno molto buono. Siamo anche in finale di Coppa Italia perché abbiamo vinto 4-3 contro il Milan. Abbiamo rimontato secondo me tantissimi, abbiamo fatto tantissimi punti, abbiamo recuperato tante posizioni. Guardiamo la finale di Coppa Italia che vinciamo 4-3. Molto bene, chiudiamo però purtroppo perdendo con il Parma e perdendo anche con l'Inter in campionato. Allora sono 2 titoli quindi posati a casa, Coppa Italia e Supercoppa, e al di là del campionato almeno abbiamo l'Europa League.
e anche la Supercoppa italiana l'anno prossimo, quindi due cose positive. Non ci credo, non ci credo ragazzi, che rimonta incredibile abbiamo fatto, pazzesco. Pazzesco, poteva essere campionato vinto, sarebbe stato lo scudetto più clamoroso della mia vita. Se avessimo battuto l'Inter e il Parma, saremmo andati a quota 80 vincendo il campionato. Incredibile. Va bene comunque, va benissimo. Per come eravamo messi a gennaio, avrei firmato subito per il piazzamento Champions, evitando quindi poi di buttare un anno, ecco. Visto che l'obiettivo è quello di vincere due Champions League e noi siamo lontanissimi da questo obiettivo. Statistiche: Scamacca ne fa 26 in campionato, 34 in stagione, 34 anche per Vlahovic, 24 in campionato, 14-17 per Federico Chiesa, che diventa un 94. E Chiesa ha azzeccato la carriera, perché come ho detto quando l'ho comprato, ci sono alcune stagioni, alcune carriere in cui arriva a 95-96, altre invece si blocca. E invece questa volta non si è bloccato. Continua a performare molto bene anche Ederson. Guardiamo al volo se siamo riusciti almeno a portare a casa una scarpa d'oro. Statistiche giocatori: Lautaro Martinez ne fa addirittura 32, anche Ocampos ne fa 27 in 37 partite. Quindi ancora una volta niente scarpa d'oro. Direi a questo punto che possiamo fare un mini recapino della situazione, perché siamo riusciti almeno a completare il primo obiettivo, visto che due giocatori hanno raggiunto il 94 di valutazione, Chiesa e Vlahovic. Abbiamo poi una coppa, una supercoppa italiana. Per il resto purtroppo siamo ancora in alto mare e mancano tre stagioni, la quinta, la sesta e la settima, e ci mancano tre scudetti, quindi per completare quell'obiettivo bisogna vincere sempre il campionato. Quinta stagione appena iniziata, tutti gli obiettivi sono stati completati. Guardate che cosa ci chiede la società: qualificati per la Champions League, raggiungi i quarti di Coppa Italia e raggiungi i quarti di finale. Gli obiettivi si sono clamorosamente abbassati, anche se la squadra è più forte rispetto all'anno precedente. Va bene così, non ci facciamo domande. Va bene così, l'importante è non rischiare l'esonero. Simuliamo fino a gennaio, anzi fino al 31, perché così ci guardiamo la Supercoppa. Ci stiamo avvicinando alla partita contro la Juventus e stiamo facendo veramente una stagione straordinaria. Tutte vittorie a dicembre, simuliamo fino all'8 con la Juventus. Vinciamo 4-1, molto bene, la finale contro l'Inter la vinciamo 2-1. Quindi seconda Supercoppa portata a casa e altro obiettivo completato. Per quanto riguarda il campionato, andiamo subito a vedere, siamo primi con 45 punti, a pari punti con la Roma, ma abbiamo una partita in meno, quindi se vinciamo andiamo a più 3. Ma abbiamo comunque una partita complicata contro la Juventus. Guardiamo rapidamente anche il girone di Champions. La barretta non è crollata, quindi l'abbiamo passato. Abbiamo l'Atletico Madrid agli ottavi di finale, secondi però nel girone. Non un girone incredibile, siamo riusciti a passare, sì, ma non senza difficoltà. Ecco, mettiamola in questo modo. Super vittoria 3-0 contro la Juventus. Adesso quindi ufficiale, siamo primi con 3 punti di vantaggio. Ci stiamo avvicinando alla partita di andata contro l'Atletico Madrid. No, dai, non è possibile però. Non è possibile, porca miseria. Perdiamo 3-2 in casa. Adesso ci tocca fare una rimonta. Sarebbe veramente un peccato non riuscire neanche ad approdare ai quarti. Vediamo se rimontiamo. 7-6. Non rimontiamo e quindi siamo fuori clamorosamente dalla Champions League. Questo vuol dire che per completare l'obiettivo dobbiamo vincere due Champions di fila, perché dopo questa stagione poi ce ne saranno solo altre due. Siamo comunque in semifinale di Coppa Italia contro il Torino. Vediamo se siamo in finale. 5-2, 5-2 al Toro, quindi siamo di nuovo in finale di Coppa Italia. Ci manca una Coppa Italia per completare l'obiettivo, quindi vediamo se ci togliamo il pensiero. Ci togliamo il pensiero vincendo 2-0 contro la Juventus. Molto bene. Andiamo rapidamente a vedere anche il campionato, perché secondo me l'abbiamo vinto. Ho visto parecchie vittorie e infatti è così: 96 punti e 95 gol fatti. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Dai, cioè abbiamo vinto la scarpa d'oro per forza. Scamacca ne fa 28 di 1. Gyökeres, il cannibale, signori, della carriera delle 19. Solo per i fedelissimi, solo i fedelissimi sanno quanto cavolo sia forte quel giocatore. Mamma mia, 28 gol comunque per Scamaccone, il nuovo R9. Ci portiamo a casa quindi la scarpa d'oro. Possiamo quindi effettuare un recapino rapido, perché sono tre gli obiettivi completati.
saliamo a 5 titoli, ne mancano 5, quindi siamo esattamente a metà. Abbiamo quindi 2 stagioni per vincere, 5 titoli, 2 Champions, un pallone d'oro, una scarpa d'oro, 2 scudetti e una Supercoppa europea. E l'ultima stagione appena iniziata con la società che ci chiede la vittoria del campionato, i quarti di Coppa Italia e le semifinali di Champions League. Sarebbe clamoroso, signori, con questa squadra, sono tutti in nazionale, quindi non vedete gli overall, però vabbè, sapete che sono fortissimi, li avete visti prima. Sarebbe clamoroso con una squadra così forte non riuscire a vincere neanche una Champions. Ma non ci siamo neanche andati vicini, signori, perché se non erro non abbiamo mai superato i quarti, il che è veramente assurdo. Si voliamo fino al 30 dicembre. Siamo arrivati proprio in questi istanti alla semifinale contro il Napoli. Possiamo skipparla velocemente. Vinciamo 2-0. La finalissima sarà contro la Roma e vinciamo 2-1. Molto bene, quindi saliamo a 6 trofei. Mi fermo un attimo. Ottavi, sì, ottavi contro il Barcellona. Per quanto riguarda invece il campionato, siamo secondi a pari punti, sia con la terza sia con la prima, tutti a 41, Juve, Atalantus e Napoli. Va bene, è un bel campionato, Chiesa addirittura 97, porca di quella miseria. Continuiamo con la simulata. Ci stiamo avvicinando alla partita contro il Barcellona. All'andata vinciamo 2-1, molto bene. Perdiamo però con la Lazio e sono punti preziosi questi. Perdiamo anche con il Palermo, ragazzi. Ragazzi, ma porca di quella miseria. Comunque 3-2 con il Barcellona e passiamo il turno. Non possiamo, che sta pregando Chiesa, non possiamo, avete visto quell'immagine, stava pregando, non possiamo, ragazzi, non possiamo perdere il campionato, perché ne mancano ancora due e sono due stagioni quelle che abbiamo ancora a disposizione. Quindi questa è l'ultima opportunità. Con il Real Madrid pareggiamo comunque 2-2, vediamo se riusciamo a superare i quarti. 4-3, per la prima volta in questa carriera superiamo i quarti di Champions League e becchiamo la Juventus in semifinale, 3-1 secco. Mamma mia, la vendetta della Juve, 5-4, eliminati in semifinale. E tra l'altro perdiamo anche la Coppa Italia 1-0 contro l'Inter. Stagione questa deludente, deludente. 87 punti per il Napoli, 79 punti per noi. Non sono per niente contento, assolutamente. Guardiamo un attimo le statistiche, perché il capocannoniere del campionato è Dusan Vlahovic dell'Atalantus, e quindi l'unica cosa positiva è che siamo riusciti a portare a casa un'altra scarpa d'oro e di conseguenza siamo riusciti a completare un altro obiettivo. Ma non possiamo essere soddisfatti, perché vedendo gli overall abbiamo una squadra straordinaria e non abbiamo vinto nulla, solo la Supercoppa Italiana. Abbiamo perso la Champions, abbiamo perso il campionato e abbiamo perso la Coppa Italia. Non possiamo essere soddisfatti del percorso fatto in questa stagione. E appena iniziata la settima stagione, e ci tengo a fare un mini recappino perché questa è l'ultima annata che giocheremo. Siamo riusciti a completare 4 obiettivi, ne mancano 5. Dobbiamo vincere 4 titoli, ma attenzione, perché se vinciamo la Champions League ovviamente possiamo andare all'ottava stagione per giocare la Supercoppa, quindi potenzialmente possiamo completare ancora tutti gli obiettivi, tranne quello ovviamente del campionato. Siamo arrivati a metà stagione e abbiamo la Supercoppa contro il Napoli, Supercoppa importantissima. Vinciamo 3-2 la semifinale e perdiamo clamorosamente ai rigori, dai, contro la Juventus 4-3. Sempre la Juve, oh, si stanno vendicando perché gli abbiamo praticamente smantellato la squadra. Ma che calciomercato hanno fatto per riuscire poi a vincere per 2-3 volte la Champions League in 6 anni? Mamma mia, che cavolo. Comunque restiamo bloccati a 6 titoli. Andiamo rapidamente a vedere il campionato, perché siamo primi con 46 punti, con una partita in meno però rispetto al Milan, con la Juventus che non è neanche in top 5. Per quanto riguarda invece la Champions League, siamo agli ottavi contro il Manchester United. Va bene, continuiamo. Ci stiamo avvicinando alla partita contro il Manchester United. Vinciamo 2-1 all'Old Trafford. Molto bene, molto bene. Di corto muso siamo in vantaggio noi nei primi 90 minuti. Il totale della doppia sfida è 4-3. Quindi passiamo il turno e siamo ai quarti di Champions League. E vinciamo anche 2-0 contro la Juve. Ci vendichiamo. Sfortunati nel sorteggio perché becchiamo il Manchester City. Ma nonostante questo vinciamo 2-1 all'andata. E il totale è 5-3, siamo in semifinale. Ora tocca al Barcellona. Attenzione, 3-1, grande vittoria. Grande vittoria questa, grande vittoria. 4-2, siamo in finale di Champions League per la prima volta in questa challenge. Vinciamo anche la Coppa Italia con il Milan, 3-1. L'ultima partita di campionato però la perdiamo 2-1 contro l'Inter. E occhio, perché quella sfida forse
ha deciso il campionato. La finale di Champions sarà contro il PSG. Ho detto confermata con Chiesa che è calato. Non ci credo, è arrivato al 98. Non ci credo. Chiesa, 32 anni, hai fatto meno uno. Ma sei impazzito? Ma com'è possibile? Dai, ma non si può calare a 32 anni. Era un 98 Chiesa. Comunque la squadra è veramente stupenda, eh. Questa è l'ultima stagione, quindi questa sarà l'ultima partita. Anzi, se vinciamo sarà la penultima, perché poi andremo a giocare anche la Supercoppa. Però al di là di come vada a finire questa finale con il PSG, la squadra che abbiamo costruito è veramente, veramente bella. Tutti sopra il 90, anzi che dico, tutti sopra il 92 praticamente, tranne Diallo 89, Scalvini 91, ma è ancora giovane, 26 anni, ancora 2-3 mesi, a 92 ci arriva anche lui. Per il resto è una squadra veramente, veramente stupenda. Cambiaso 96, Ruggeri 94, mamma mia, Ederson 92, Scamacca 94, cioè ma vi rendete conto quanto cavolo siamo riusciti a far crescere questi giocatori? E adesso c'è la finale di Champions, ragazzi. Ragazzi, la finale di Champions contro il PSG. Vediamo se dalla Juventus abbiamo preso anche il DNA della sconfitta della Champions. Non so come dire. Vediamo, PSG, Atalantus. Andiamo al risultato. E finisce 2-1, signori. Gol di Scamaccone al 98esimo e gol di Ederson al 14esimo. Segna Mbappé, ma è tutto inutile. Riusciamo quindi a vincere la Champions League con l'Atalantus. E attenzione, perché adesso grazie alla vittoria della Champions possiamo andare avanti, guardare il pallone d'oro, perché dovrebbe essere una formalità per uno dei nostri attaccanti, e giocarci anche la Supercoppa Europea. Guardiamo rapidamente le statistiche. 45 gol per Scamacca, altra scarpa d'oro con 31 gol, mamma mia. 34 gol per Vlahovic, Chiesa 24, ha fatto meno 1, vedete? Lo merita Scamaccone a questo punto il pallone d'oro per i 45 gol stagionali, 11 in 13 partite di Champions League. Però a livello di overall è più forte Chiesa, oppure Vlahovic, anche Vlahovic è più forte di Scamacca. Vediamo, comunque per me lo merita Scamaccone, vediamo un po'. Non ho visto il campionato, scusatemi, non ho visto il campionato, abbiamo vinto, non l'ho visto, mi ero completamente dimenticato. Non ho visto il campionato, vinto con 94 punti, ok. Quindi campionato, Champions League e la Coppa Italia, l'ho persa di vista, l'abbiamo vinta. Quindi ok, quindi sono tre titoli portati a casa, perché la Supercoppa l'abbiamo persa contro la Juve. Saliamo a quota 9, quindi se vinciamo la Supercoppa in un colpo solo completiamo due obiettivi, sia il raggiungimento dei 10 titoli, sia la vittoria singola della Supercoppa Europea. C'è un piccolo problema, un piccolissimo problema. Siamo stati esonerati. Non so. Va, ok, va bene, cioè non dico niente. Comunque, per fortuna che abbiamo fatto tutto, abbiamo visto tutto quello che dovevamo vedere, quindi possiamo semplicemente andare avanti e poi vedere nella classifica, nel tabellone, diciamo, che cosa ha fatto la Juventus, anzi l'Atalantus, scusatemi, l'Atalantus. La finale di Supercoppa era contro l'Atletico Madrid, non mi ricordo esattamente, intanto che senso, ma vittoria del mondiale, ma cosa? La Danimarca vince il mondiale. Ma in che senso? Ma cosa vuol dire? Vabbè, comunque, andiamo subito a vedere la classifica, anzi il tabellone, perché abbiamo vinto 2-1, grande, grande Atalantus, grande. Quindi saliamo a quota 10 e completiamo anche l'obiettivo dei titoli. Adesso l'ultima cosa velocissima è il pallone d'oro, che possiamo vedere anche se siamo stati esonerati. Dobbiamo andare fino al 4, per sicurezza vado prima fino al 28, vediamo se riusciamo a vedere i candidati. Chi si porterà a casa il pallone d'oro? Tre giocatori dell'Atalantus più Kylian Mbappé. Abbiamo Scamacca, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Perfetto, come da pronostico. Andiamo a vedere il vincitore, eccolo qui, ed è Federico Chiesa. Mamma mia, non so se essere d'accordo con questa assegnazione. Per me lo meritava Scamaccone per l'incredibile stagione che ha fatto. 11 gol in 13 partite di Champions League. Però il gioco ha scelto Chicco Chiesa. Ci salutiamo quindi con la grafichina a schermo, perché in totale sono 7 gli obiettivi completati e 2 gli obiettivi non completati. Ci è mancato un campionato e una Champions League. Io sono comunque soddisfatto della squadra che abbiamo costruito e dei 7 obiettivi che siamo riusciti a completare. Io vi saluto e vi ringrazio. Qui dall'Atalantus è tutto. A domani, bella!